Dicevamo in apertura è andato anche il presidente della regione Enrico Rossi per incontrare i profughi sfruttati nei campi, nelle vigne dove si raccoglie l'uva per fare il Chianti. Vediamo tutto nel servizio di Francesco Tei. Dobbiamo impedire che il fenomeno del caporalato, in generale del lavoro nero, dello sfruttamento in modo brutale, schiavistico quasi, si può dire, delle persone si consolidi, si radichi nel tessuto produttivo economico della Toscana. Non solo perché questo è profondamente ingiusto, ma perché anche se questo fenomeno si radica, si rischia un'operazione che mette in difficoltà quegli imprenditori che invece fanno le cose in modo più che regolare. Il presidente della regione Enrico Rossi subito in visita all'ex scuola Santa Caterina di Prato, il centro di accoglienza profughi della Fondazione Opera di Santa Rita, dove sono alloggiati numerosi extracomunitari che erano stati reclutati da un gruppo di caporali pakistani per lavorare 12 ore al giorno a paghe irrisorie nelle vigne del Chianti. Nicoletta Olivi dell'Opera di Santa Rita racconta come la fondazione ha scoperto quello che avveniva ovviamente a sua insaputa. Ci siamo accorti che 30 persone non erano presenti a pranzo, questi ragazzi tornavano la sera molto stanchi, sporchi, nervosi, affamati e quindi abbiamo dovuto subito approfondire che cosa stava accadendo. Sono stati due dei giovani africani che venivano sfruttati a sporgere denuncia a settembre 2015. È iniziata da lì la meticolosa indagine culminata nell'operazione della Procura di Prato. Rossi ha elogiato il contributo della struttura di Santa Rita e ha invitato gli imprenditori del settore vinicolo a indagare su chi e come lavori nelle loro vigne.